Buongiorno a tutti, oggi sono a Breganzona e mi trovo qua per mostrarvi un appartamento di 4 e mezzo locali. Allora, si percorre tutta questa navata, all'inizio della navata c'è ovviamente l'ascensore, sono al terzo piano di questo stabile con un totale di 5 piani. In realtà piano sopra si trova un appartamento duplex. Allora, l'appartamento in questione è stato rinnovato nel 2018, sono state sostituite determinate cose, ha una superficie totale di circa 120 metri quadri e subito qua all'ingresso si trova la cucina separata, non abitabile o parzialmente abitabile, anzi qua un tavolino per 2-3 persone ci può stare. E scopriamo di cosa è accessoriata. Allora, qua si trova la lavastoviglie, quindi il piano cottura in vetroceramica, forno sottostante ad aria calda e poi la colonna frigorifero e congelatore. E gli elettrodomestici sono di marca Electrolux. Qua la superficie della cucina è di circa 7 metri quadri. Adiacente alla cucina abbiamo questo ampio spazio che può essere adibito per esempio a sala da pranzo, una superficie totale di poco superiore ai 15 metri quadri. Oltre, scusate, con lo spazio si arriva direttamente nel corridoio oppure anche da questa parte. Qui il salotto con accesso al balcone, salotto alla superficie di poco superiore ai 23 metri quadri e appunto abbiamo accesso al balcone di 7 metri quadri con una bella vista aperta. Porta scorrevole. A disposizione dell'appartamento, tra l'altro, posteggi sia in autorimessa che esterni. Oggi purtroppo non è la giornata più bella, esterni coperti che sono tra l'altro proprio questi qua sotto. Bene, proseguiamo e andiamo a vedere quindi l'interno dell'appartamento, la zona notte. Appunto si accede da questo corridoio. Qui un armadio a muro che non è in realtà proprio un armadio, più una sorta di sgabuzzino, con al suo interno anche il quadro elettrico, però tutto questo spazio, se ben arredato, si può comunque sfruttare. Quindi di fronte a questo armadio c'è la prima delle tre camere, è la più grande, la matrimoniale, superficie totale di 15, quasi 16 metri quadri, 15 a 7 per l'esattezza, parquet classico intrecciato nelle camere e gras porcellanato invece nelle parti comuni. Quindi la seconda camera, questa ha una superficie invece di 12 e mezzo e poi ancora questo spazio, questo disimpegno che porta alla terza e ultima camera e ai due bagni. Qui disimpegno anche un armadio a muro con, ecco qua il bagno, completo di specchiera, armadietto, lavabo, water, bidet e vasca sotto finestra. Quindi la terza cameretta, questa arriva a 10 metri quadri di distanza e infine il secondo bagno, ancora lavabo, specchiera, armadietto, water. E poi il piatto doccia anche qua sotto finestra, ecco lì dove filtra la luce. Ok, come dicevo, appunto, posteggi, uno disponibile esterno, eventualmente anche in autorimessa. Si accetta l'assicurazione per il deposito oppure le classiche tre mensilità. E animali di piccola taglia sono ammessi. Venite a vedere questo carinissimo appartamento di 4 e mezzo locali a Breganzona. Molte grazie, ti affitto.